Siamo nella serata di Ferragosto, abbiamo il piacere di avere tre esponenti del Bodio Academy, uno che rimarrà ancora negli allievi e due che faranno il passo per andare da New York. Presentatevi. Alessandro Mesito. Parla più forte. Alessandro Mesito. Matteo Vicario. Edoardo Marco Lungo. Che effetto l'ha fatto ritrovarvi tutti e tre qui in Sardegna quando manca 10 giorni all'inizio della preparazione? È un piacere, molto, non me l'aspettavo. Senti, cosa stai facendo per essere pronto fra 10 giorni? Ti stai allenando un po' per conto tuo oppure... Nuoto molto. Mentre qualcun altro invece... No, noi, io, cioè, andiamo in coppia. Noi andiamo a correre ogni giorno e per tenerci in forma, se no andiamo, nuotiamo, giochiamo in spiaggia, sì, sei sempre andiamo allenati. Senti, passare, tu quest'anno giocherai, sarai uno dei più grandi della squadra, sì, a differenza dello scorso che giocavi con quelli un po' più grandi di te, esatto. Quindi sarai un po' un veterano, sì. Dovrei essere quasi uno che dà l'esempio. L'allenatore ti aspetti qualcosa in più, qualche responsabilità tua e qualche partita in più da titolare, vero? Sì, assolutamente sì. Senti, mentre voi due andate a giocare con quelli più grandi, quindi siete un po' i pivelli, e sapete benissimo che in una squadra ambiziosa come il Bodio Academy, che quest'anno parte con l'obiettivo di essere nei primi posti della classifica, sicuramente sarà uno stimolo in più per impegnarvi. Sì, siamo molto contenti, almeno per me sono contento di fare questa esperienza, anche perché appunto è la prima volta e niente. È un'esperienza nuova, saremo più piccoli, ma lotteremo per avere il posto in squadra. La prospettiva è quella di riuscire a vincere il campionato l'anno prossimo, a fare i regionali, oppure ambire e dire trovare magari una squadra magari di categoria, magari di seconda? No, quest'anno vogliamo tutti a vincere il campionato, appunto. Visto che siete in tanti, sarete in parecchi a giocare, il posto non sarà facile per nessuno trovare il posto. Quello sì, cioè bisogna guadagnarselo in allenamento e niente. Che effetto mi ha fatto rivedere anche il vostro ex allenatore qui a San Teodoro, che più o meno vi ha fatto un po' di festa, sia lui per voi e voi altrettanto? Un bel effetto, perché ci mancherà. Poi abbiamo già instaurato un rapporto sul campo e ci siamo trovati in questa cena a Ferragosto e ci ha fatto piacere. Vi ha concesso anche di bere qualche birra? Sì, giusto così. Quella sempre. Giusto così. Ok, vi facciamo auguri di buon Ferragosto e tutto. Grazie. E ci vediamo presto sul campo o di Bodio o di Bugugiate per vedere la squadra migliore in impegno nei campionati. Grazie, un saluto.